C'è Mario Di Nolfi, ciao Mario. Ci sono, ciao Stefano. Ecco, Drag Activism Junior. Figo, l'attivismo drag che può offrire delle soluzioni occupazionali nel futuro, c'è scritto sul sito. E cominciamo a formarli dai 14 anni. Sì, 14-17, no? Sì, 14-17. Ai 14 anni cominciamo a fargli il lavaggio del cervello. Gli spieghiamo con un bel corso, ovviamente finanziato con fondi pubblici dell'Unione Europea, quanto è bello transitare da un sesso all'altro, ovviamente se sei maschio, perché non ho mai capito questa cosa per cui la drag queen esiste, ma il drag king non c'è. Per cui è una roba solo maschilista. Diciamo. Dici? Non lo so, magari potrebbe pure esserci, ma non lo conosciamo, non lo so. E magari non lo conosciamo. Comunque, drag queen vuol dire un uomo che si traveste da donna, si trucca da donna, fa delle cose da donna, ma è pur sempre un uomo. Talvolta non è nemmeno omosessuale, bisogna pure dire questa cosa. Sì, no, per carità, poi c'è il rito del travestitismo, è vecchio fino a quanto il mondo, e non è... Soprattutto anglosassone, in Inghilterra. Il problema è leggere quella proposta di Erasmus Plus, che ricordo è un programma dell'Unione Europea finanziato con 26 miliardi di euro, e dentro questi programmi ci troviamo appunto il corso per 14 anni, se ho letto bene, che propone la lotta al bigottismo e l'apertura alle questioni gender, con la militanza e l'attivismo sessuale LGBT QI+, perché sì, ci sono tutte queste lettere ulteriori, cioè l'insegnamento di quella ideologia che ti dice che non esiste il maschio e la femmina, esistono 150 generi altri. Ora, uno lo può credere, lo può pensare, per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non mi piace che si faccia l'indottrinamento dei ragazzini 14 anni col finanziamento pubblico dell'Unione Europea, quindi con i soldi di tutti, perché questo è... Vabbè, ma che i soldi siano di tutti gliene frega poco, dai, perché oggi c'è anche una notizia che mi piaceva dare, ovvero la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola o Mezzola, fate voi, ha nominato Matthew Taborn suo capo di gabinetto. Uno dice, sti cazzi, no, beh, è suo cognato e prenderà 20.000 euro al mese. Così, tanto per... Vedi che alla fine mica sono soldi suoi, sono soldi di tutti. Dice, io credo che questa cosa sia tra l'altro illegale in Italia, probabilmente, non lo so, non lo so. Comunque dare dei ruoli di nel proprio staff a dei parenti. Però evidentemente al Parlamento Europeo si può fare e quindi niente, vedi... L'ho detto perché evidentemente del fatto che sia denaro pubblico gli interessa pochissimo, insomma, no? Sì, ma il tema è tutto lì, perché col denaro pubblico bisogna decidere cosa fare. Se si finanzia, come dire, un'organizzazione ideologica, perché ormai l'associazionismo LGBT svolge questo tipo di funzione, che è cosa diversa dagli omosessuali, bisogna sempre averla chiara questa cosa. Il tema non sono gli omosessuali o anche appunto le questioni trans, eccetera, eccetera. La questione sono alcune associazioni, realtà, che drenano fondi pubblici a milionate, che poi a livello europeo diventano miliardate, per i propri interessi immediati appunto in questo tipo di forma, che poi finiscono per condizionare pesantemente il punto di vista anche dei minorenni. Allora questo è un pochino più problematico, perché questo invece non si può fare. Si può fare tutto, non si può fare l'indottrinamento al finanziamento pubblico con la finalità di drenare finanziamento pubblico. A me fa impazzire una cosa di questo progetto, cioè, che l'ho già letto prima. Allora, tra i punti cardine, i bullet points, come scrivono, tra i punti cardine c'è questo. Allora, imparare alcune competenze sull'arte del drag che possono anche supportare una certa occupabilità futura, cioè ti insegnano a fare drag queen che magari trovi pure il lavoretto da fare nel futuro. Mi sembra una cosa
fuori di che testa. Che magari ci lavori, insomma, che è anche un altro meccanismo, diciamo, seducente, perché è chiaro che se tu proponi quel tipo di mondo come mondo che poi ha successo, per esempio, nel mondo dello spettacolo, della comunicazione, della televisione, quell'elemento diventa immediatamente attrattivo per un giovane e per un giovanissimo. Lì ci sono meccanismi che io chiamo specchietti per le allodole, che poi dopo però infilano te dentro un meccanismo di brainwashing, di lavaggio del cervello molto complicato da fronteggiare davanti a questo tipo, appunto, di seduzioni. E mi dispiace, lo ripeto di nuovo, la questione che siano finanziamenti europei a sostenere tutto questo, e oggi stiamo parlando di un piccolo caso da qualche decina di migliaia di euro, ma ti assicuro che i finanziamenti sono fiumi su ognuna di queste iniziative, perché c'è una vera e propria strategia, si chiama LGBT dell'Unione Europea, che è iperfinanziata. Bene, questa roba mi preoccupa, perché poi costruisce un punto di vista, soprattutto presso le giovani generazioni, che è difficilmente fronteggiabile da chi già è additato come, appunto, bigotto, e lo si legge già in quel testo che hai davanti agli occhi. In più è anche a manitude con la cerbottata contro i carri armati finanziati dell'ideologia gender. Oh, tra l'altro, scusami, questa cosa qua, io non credo, no, che parlare di omosessualità o altre cose possa spingere qualcuno a essere quello che non è, ecco, francamente non credo che ci sia. Ma l'omosessualità non è un tema di questo argomento. Il tema qui non è l'omosessualità, è come guardi il mondo e come decidi che il mondo sia. Se tu decidi che devi indottrinare i ragazzi a pensare, per esempio, che esistano 47 generi, io non lo credo. Io credo che sia una solenne fregnaccia, e peraltro sia una moda transitoria. Ormai ho vissuto abbastanza anni per sapere che tante mode ideologiche poi tendono a scontrarsi con i fatti che le smentiscono e alla fine decadono. Una delle cose che probabilmente ricorderemo del nostro tempo è che siamo cresciuti in questa stagione in cui ci spiegavano che esistono i 47 generi. Ora io credo, continuo a credere, che i generi siano maschile e femminile, e peraltro con le proprie caratteristiche non transitabili, diciamo così, e la questione resta un fatto contrapposta, secondo me, invece all'ideologia dei 47 o anche più, c'è, cioè, chi dice 78, chi 92, diversi generi, e secondo me quella roba lì è paccottiglia. Possiamo vendere paccottiglia finanziata, iperfinanziata ai ragazzini di 14 anni? Io ce l'ho una figlia di 14 anni, tra le mie tre figlie una c'ha proprio 14 anni. Preferirei che non ci fosse un indottrinamento finanziato a livello continentale, dunque molto coercitivo, su questi temi che sono temi delicati. Allora, fammi leggere un altro punto di queste, tratto dal sito della Commissione Europea. Allora, perché bisogna frequentare il mondo drag? Per esplorare i nostri possibili alter ego e come possono essere alleati per l'autosviluppo. Come lo traduci in italiano questo? Lo traduco col titolo che loro stessi danno a questa iniziativa, che se non sbaglio è Dragtivism, giusto? Sì, è questa, sì, la. Sì, sì. Cioè è un attivismo politico-ideologico, perché di questo quando si parla Dragtivism Junior. Dragtivism Junior. Ovviamente relativo ai 14 anni. Quindi attivismo ideologico, gender, per ragazzini di 14 anni finanziato da fondi pubblici dell'Unione Europea dentro un programma continentale che punta a questo tipo di formazione. Ecco, io dico, forse bisogna, rispetto a tutto questo, drizzare le antenne e capire che c'è qualcosa che francamente non funziona fin dal titolo di questa iniziativa, perché io non voglio che un 14enne diventi un attivista drag, perché vorrei che sulla sessualità, sulle anche maschere da indossare, ci fosse, diciamo così, una riflessione più libera, non più obbligatoria. Qui sembra proprio, ti ricordi Gabber del 78, faceva uno spettacolo, si intitolava Polli d'allevamento. Ecco, Polli d'allevamento mi sembra stia perfettamente dentro
questo tipo di modalità con cui si vogliono allevare appunto i ragazzini di 14 anni ha un'ideologia che non ha a che fare, a mio avviso almeno, con la realtà effettiva dell'essere umano. Che senti, non è prima di salutarti Mario, ma tu ce l'hai un alter ego? Un alter ego no, ben basso da me e sono anche tanto, diciamo così, quindi... Non ho un alter ego. Mannaggia, diciamo. Porca miseria. Grazie. Chiaro, ce l'hai? Oddio. No, io ce l'avrei. Un alter ego, però si trova a Las Vegas. Ecco, questo. Wow. Questo. Il mio alter ego è a Las Vegas. Purtroppo io sono... No, voglio dire, purtroppo non è che sono qui a Radio Radio, però il mio sogno è quello di andare a Las Vegas... E starci un tot, mi sa che. E allora, quando staccherai la Radio Radio, raggiungerai il tuo alter ego. Se becchiamo là, ci becchiamo là, Mario. Okay. Ciao, Mario, ciao. Un abbraccio. Ciao.